siamo qui al Circolo Sardo Quattro Mori di Ostia, una serata importante perché da Tortolì sono arrivate le infioratrici per l'arrivo del Papa, tutto organizzato proprio dal vostro circolo. Qui abbiamo la Presidente, Rosa, Patrizia e Francesca. E quindi Rosa, ci puoi illustrare che cosa succederà domani, ma anche in questo momento cosa sta succedendo qua al circolo? Allora, in questo momento sono arrivate le signore e anche i tenores di Bortigali e stiamo organizzando una cena per tutti gli ospiti e domani mattina le signore cominceranno a lavorare prestissimo davanti alla chiesa di Santa Bonaria, Nostra Signora di Bonaria. E quindi faranno questo disegno inerente proprio alla cerimonia del Corpus Domini e in omaggio al Papa. Patrizia, come vi è venuta questa idea? Allora, l'idea è stata della nostra presidente, Rosa Policarpo, che avendo fatto un viaggio a Tortolì si è innamorata di questa bellissima iniziativa che le nostre infioratrici, abbiamo scoperto, hanno voluto iniziare proprio come prima attività in Sardegna dell'infioratura con i fiori, perché c'è una tradizione che riguarda la zona di Guspini, poi ve lo diranno bene loro, e di un'altra zona della Sardegna, però con i fiori secchi, mentre con i fiori veri hanno iniziato il loro gruppo. Pertanto, ecco, Rosa si è innamorata di questo evento molto bello e l'ha voluto riproporre anche in Ostia. Siamo stati fortunati perché abbiamo proposto il nostro progetto a Don Carmelo della Chiesa di Regina Pacis, il quale ci ha invece proposto di farlo per il Corpus Domini. Quindi dobbiamo ringraziare Padre Carmelo, ma soprattutto Padre Carlo della Chiesa di Santa Maria Bonaria, e per cui abbiamo allestito questo bel spettacolo. Francesca, stamattina sono arrivati quanti garofani per domani? Più di 3.000, mi sembra 3.500, eccetera. E sono ora di garofani e il nostro entusiasmo è proprio alle stelle. E io ho contattato per un mese o due le signore, ci siamo organizzate, sono bravissime, sono molto competenti e io sono tutta emozionata. Adesso ecco. Allora andiamo a conoscerle. Sì, eccole prego. Qua, noi qua ne abbiamo tre direttamente dalla Sardegna. Come ti chiami? Patrizia. Patrizia, allora come si svolgerà il lavoro domani? Noi lavoriamo di solito con una stampa del disegno, un ingrandimento, e dopodiché posizioneremo i fiori. Usiamo soprattutto garofani, ma anche altri materiali presi in campagna. Ci siamo portati appresso un portone gigante. Sì. Tipo cosa? Più che altro sono erbacce, una si chiama romice, c'è anche il romice, certo, sì. Che è un po' rosso, no? No, all'inizio è verde, diventa rosso quando è secco. Prende tante tonalità. Sì, e poi un altro tipo anche di romice che si chiama acetosella, sempre della stessa famiglia. Sì. E che quello prende tanti toni di colore. Il rosmarino abbiamo portato, i fiori del pino. Quelli che hanno il polline proprio. Quindi domani ancora inizierete? Inizieremo alle 7, se tutto è pronto, alle 7 almeno a mettere il disegno, a piazzare il disegno. Come ti chiami tu invece? Marilena. Marilena, tu arrivi da? Tortolì. Ma sono di Carbonia. Sei di Carbonia. Senti, quindi inizierete proprio a fare il disegno sul... No, il disegno è già fatto sulla stampa. Sì, domani no, però lo dovete portare sull'asfalto. Ah, quindi va... sull'asfalto. Ah, perfetto. Sull'asfalto, dopodiché si inizia a lavorare con i pentali. Oggi avete già iniziato un po' a spedalarli, giusto? Iniziato a preparare tutto il materiale in modo che si possa iniziare direttamente sul disegno domani mattina. Quanto ci vorrà? Parecchio. 8 ore. 8 ore di lavoro. Ma probabilmente saranno 8 ore, dobbiamo farcela perché poi ci hanno messo il limite. Certo, poi arriverà il Papa. E invece qui abbiamo Gianni Lidia. Senta, ma poi bisogna anche annaffiarli questi petali, no? Perché altrimenti non appassiscono. Io il lavoro mio è solo a tagliare. Solo tagliare. Quindi sono seduta e li taglio. Invece loro sono ginocchiate
e stanno mettendo. Ci puoi raccontare la tradizione delle infioratrici Tortolì? Allora, la nostra associazione si chiama Infioratrici Città di Tortolì, è nata nel 2010 per volontà della figlia della signora Lidia, Cecilia, che è la nostra presidente, Cecilia Chiai, e Anna Paola Chiai, la sorella. Che aveva questo desiderio di creare un evento a Tortolì, in questa infiorata che lì andava a vedere in tutti gli altri, degli altri paesi, insomma, si è documentata e ha creato un bel evento. Adesso da 3 anni facciamo parte dell'Associazione Nazionale Infiori Italia. Sì, e quindi insomma, abbiamo avuto modo anche di fare delle trasferte. Adesso l'altro gruppo è rientrato oggi dalla Polonia. Ah, però. Sì. Quindi insomma in pochi anni siete diventati molto importanti. Sì. E l'emozione di farlo per il Papa? Tanta. Abbiamo già avuto un'occasione. Quando è venuto Papa Francesco, la prima uscita che aveva fatto era a Cagliari, dalla chiesa di Bonaria. Ah, e quindi l'avete fatta per loro? Io personalmente non c'ero, ma è stata fatta proprio la Madonna di Bonaria. Bellissimo. Da una Bonaria all'altra. All'altra, sì, infatti bellissimo. È bellissimo. Ecco. E allora, mi dica. Tutti dicevano, ma guarda, quando arriva il Papa, prendiamo, diciamo, ci siamo così emozionate, non ci siamo riuscite a dire niente. E domani cosa vuole dirle, se per caso si potrà fare? Sarà emozionata anche sì, domani. Senz'altro. Già li vedo gli occhietti. Sì, sì. E allora grazie. Grazie a nome di Quattro Mori per questa occasione che c'è. E noi vi ringraziamo a nome di Ostia allora. Allora, non scordiamoci che uno dei primi insediamenti a Ostia è stato proprio quello dei Sardi ed è per questo che il circolo ha deciso di donare questa infioritura prima ai Sardi ma anche a Ostia stessa, vero Francesca? Tu tra l'altro ci stai lavorando su qualcosa del genere. Sì, per omaggiare diciamo questi tantissimi Sardi che da parecchi anni, io sono venuta nel 57 però già... anche oltre 50 anni, anche i miei parenti insomma, e quindi è come un omaggio diciamo a questo villaggio che era sorto lì, villaggio che non aveva strade ancora, un villaggio piccolo dal cuore grande che si viveva a Via del Ridoscalo, no? Via del Ridoscalo, Via della Corazzata, Piazza Agrippa, quindi ricordi molto belli, quindi questo è un omaggio a quei ricordi, a quelle persone che hanno tanto sacrificato, tantissimo, dove c'era tanta povertà ma tanta onestà. Questa è bellissima, diciamo che questa è un'emozione molto forte e il circolo vuole donare questo regalo in memoria certo della nostra comunità sarda ma anche per dare un regalo e anche un impeto di coraggio per tutta la popolazione di Ostia Ponente. Noi ci teniamo che con questa infioratura e speriamo che da un fiore nasca un fiore e che tutta la zona di Ostia Ponente riprenda vita e vigore. Tra l'altro è la prima volta che succede una cosa del genere. Sì, no? Sì, speriamo che questo possa essere l'inizio di una tradizione che noi vorremmo portare avanti anche in onore del santo della nostra Sardegna, che è Sant'Antioco. Stiamo facendo un progetto e speriamo di poter iniziare con questa infioratura per portare un po' di Sardegna anche qua a Ostia. Allora grazie ancora. Grazie a voi.